L'atmosfera del Natale avvolge anche Acireale e il suo centro storico. Diversi gli ingredienti che puntano a vivacizzare la città, riscaldandola con i colori, i suoni, i profumi e i sapori classici di questo periodo: i presepi artistici, il villaggio di Babbo Natale e i mercatini di Natale, questi ultimi novità assoluta. Le casette di legno illuminate, piene di prodotti natalizi, dolciumi tipici, regali, addobbi, rimarranno aperte fino al 26 dicembre tutti i giorni dalle 15:30 alle 21 e nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 21. Divertimento per i più piccoli nella casa di Babbo Natale allestita al Palazzo del Turismo. Il bilancio del primo fine settimana è insomma positivo, ribadisce l'assessore al turismo Antonio Coniglio. Ma mi pare che i presupposti ci siano tutti, il dato è positivo, la città si è animata, il centro storico illuminato, piacevole, le categorie merceologiche sono attinenti e si può sempre più migliorare. Io penso che questo può diventare un evento importante della programmazione di questa città. D'altra parte Acireale non ha una tradizione con di mercatini del Natale, ma noi ci siamo inventati una cosa nuova. La risposta della cittadinanza è molto positiva. Natale ad Acireale non è soltanto mercatini però. Assolutamente, io credo che il punto poi importante che ci caratterizza sono i presepi, il circuito dei presepi, San Sebastiano, San Rocco, San Domenico, San Camillo, quello degli artigiani acesi, Padre Filippini. Ecco, tutto questo è l'offerta e poi il presepe della Gavotta che è una nostra peculiarità settecentesco. Penso che ad Acireale si debba venire per questo e si debba venire poi perché la città è una città con un centro storico barocco invidiabile.